Grazie Presidente. Allora parliamo di quella che oggi viene definita plastic free, quindi ci dobbiamo liberare dalla plastica. E voglio iniziare questo mio intervento leggendo all'Aula una comunicazione, una preghiera, un invito che viene rivolto dalla preside dell'Istituto Comprensivo di una scuola di Roma Capitale, quindi del municipio 15 di Labaro, una nota che la preside invia a tutte le istituzioni, alla Regione, alla Roma Capitale, alla Sindaca, all'Assessorato, alla Commissione Scuola, e la invia proprio oggi, che oddio è arrivata qualche giorno fa, ma io ve ne posso dare lettura oggi, che è la giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Stop a plastica in alimenti, consumo responsabile e amico dei nostri mari. L'attenzione alla conservazione e alla tutela dell'ambiente si concretizza con piccoli gesti. Sono quelli che le dirigenti scolastiche Cinzia Pecoraro dell'Istituto Comprensivo Via Baccano di Roma, Brigida Lombardi dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara e l'Associazione Mare Vivo, promotori della rete di scuola Plastic Free e per un futuro sostenibile, chiedono che la giornata del 12 settembre, giornata mondiale senza sacchetti di plastica, di non acquistare prodotti freschi con imballaggio di plastica, di fornirsi di borse riutilizzabili per la propria spesa e di condividere tale proposta sui social con l'hashtag Plastic Free Day. L'iniziativa ha come scopo quello di insegnare un consumo responsabile e accelerare la messa al bando dei prodotti di plastica monouso, causa dell'inquinamento globale, soprattutto nei fondali dei nostri mari. L'accordo delle scuole italiane dal nome Plastic Free e per un futuro sostenibile si affianca alla giornata internazionale istituita nel 2009 dalla Società Inglese per la Conservazione dell'Ecosistema Marino. L'evento è realizzato dalle scuole aderenti all'iniziativa insieme all'Associazione Mare Vivo. Allora, io avevo avuto modo nel mese di marzo più o meno, quando diciamo si è data anche una grande rilevanza al problema della plastica nei mari e quindi ai disastri in campo ecologico che l'uso della plastica determina nel nostro paese, nel mondo addirittura, quindi è chiaro che è un prodotto di diffusione mondiale, avevo avuto modo di conoscere l'esperienza che la scuola di Via Baccano, veramente in un lavoro capillare fatto dalla dirigente scolastica che aveva aderito appunto a questa rete, con la collaborazione ovviamente dei docenti e con la collaborazione importantissima delle famiglie che hanno coinvolto ovviamente gli studenti dai più piccoli ai più grandi, trattandosi di un istituto comprensivo, avevo avuto modo di conoscere, dicevo, dal vivo questo tipo di esperienza e ho maturato insieme alla Commissione, nell'ambito della Commissione, l'idea di mutuare questa esperienza nelle scuole di Roma Capitale, quindi le scuole dell'infanzia. Diciamo che di primo acchito mi sono sentita dire: ma noi a Roma Capitale già da tempo abbiamo abolito l'utilizzo della plastica nelle mense. Sì, è vero, abbiamo abolito l'utilizzo della plastica nelle mense, però il problema plastica non è riferibile solo alle mense, ma abbraccia un percorso educativo di più ampio respiro che va sì dalla mensa, ma va proprio nella direzione di togliere qualunque tipo o qualunque momento di utilizzo della plastica anche nell'arco della giornata, anche insieme alla famiglia. Per cui la necessità di coinvolgere in un percorso educativo effettuato tra
insegnanti, dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e famiglia, perché la plastica ormai è diventata, diciamo, il nostro quotidiano, perché è un materiale resistente, quindi quando si è iniziato negli anni passati non si è pensato a quello che poi avrebbe potuto determinare nella nostra vita quotidiana. E quindi siamo arrivati a questa proposta di delibera, condivisa ovviamente in commissione, presentata agli uffici, elaborata con il supporto prezioso degli uffici, che io non smetterò mai di ringraziare per la collaborazione che offrono alla commissione scuola, dico, ovviamente anche con l'assessorato. E quindi pensavamo di presentare questa proposta qualche tempo fa, però gli iter burocratici amministrativi rallentano, no? Quelli che possono essere le intenzioni o le buone intenzioni, ammesso che poi si riconosca una buona intenzione questa. E quindi dicevo, arriviamo solo oggi a discuterla e mi auguro ad approvarla. Speravamo di poter avviare questo percorso già dal mese di settembre, in realtà dobbiamo rimandare più avanti perché l'anno scolastico è già iniziato, praticamente inizia in pratica domani, quindi dobbiamo un attimino dilatare i tempi. Che cosa vogliamo fare noi con questa proposta di delibera, che è una delibera di indirizzo? Noi vogliamo far sì che nei 15 municipi di Roma Capitale si individui una scuola per avviare un percorso di sperimentazione, no? Che è un percorso sicuramente lungo, perché non è sufficiente solo, come ho detto all'inizio, eliminare o sostituire il piatto di plastica con piatto di altro materiale, ma abituare proprio il bambino, l'alunno, lo studente, li definisco in modo tale da abbracciare, no, tutte le fasce di età, quindi il bambino, l'alunno, lo studente, insieme con la collaborazione delle famiglie, a fare in modo che appunto si elimini gradualmente, perché è chiaro, le abitudini sono di un certo tipo, sono ormai consolidate, quindi dobbiamo abituarci a un percorso di questo tipo. Ho discusso la proposta di delibera in commissione, ho invitato in commissione la preside dell'Istituto di Via Baccano, che ringrazio per la disponibilità. La preside è venuta insieme con un gruppo di studenti, con i suoi insegnanti, ovviamente un gruppo di insegnanti e un gruppo di genitori, che in commissione ci hanno, mi permetto proprio di dire, educati attraverso l'esperienza che loro hanno maturato a quello che è il percorso di vita che deve essere intrapreso, con una miriade di difficoltà, perché è chiaro che la lattina di plastica o la bottiglia di plastica nell'erogatore che è all'interno delle scuole va ad alterare, crea la necessità di sostituire con altri elementi. È un percorso difficile, però è un percorso che deve essere in prima istanza di carattere formativo ed educativo, perché in modo tale che con il lavoro sinergico tra scuola, quindi educatore, educante e famiglia, si possa arrivare gradualmente alla eliminazione o alla riduzione e quindi all'apprendimento di quelle che noi definiamo le buone prassi, affinché si possa dare un contributo notevole e consistente a tutelare il nostro pianeta da quello che ormai è diventato veramente un grosso pericolo. Quindi noi abbiamo elaborato una serie di indirizzi che tendono ovviamente a promuovere una campagna di informazione che è volta alla riduzione e all'eliminazione dell'utilizzo appunto degli imballaggi di plastica nelle 15 scuole, o meglio in una scuola dei 15 municipi, poi ovviamente se le scuole sono due ben venga, non c'è un limite di questo tipo. E quindi i direttori dei municipi dovranno individuare, con l'aiuto ovviamente, con la disponibilità delle scuole, quelle che possono essere appunto le scuole che vogliono aderire,
e introdurre l'uso delle borracce. Devo dire che già per l'uso delle borracce, andando oltre proprio i confini, no, di un edificio scolastico, già ci si è un pochino orientati verso questo percorso. Voglio ricordare che anche sul mare di Ostia l'altra domenica c'è stata una distribuzione gratuita delle borracce, quindi è già un primo segnale. Devo dire anche una fila interminabile di persone che hanno preso queste borracce, credo in forma gratuita, e di questo voglio ringraziare il Municipio Decimo, che ha dato vita a un'iniziativa di questo tipo. Quindi in definitiva bisogna assolutamente abituare e fare una capillare campagna informativa che deve partire dalle scuole, perché la scuola, forse parlo per come dire, interesse particolare, no? Perché ritengo che la scuola sia veramente il momento della prima formazione che noi possiamo dare a quello che sarà il cittadino di domani. Il cittadino di domani deve essere anche la voce presso la famiglia affinché si apprendano queste buone prassi. Anticipo, per non intervenire successivamente, che ho depositato un emendamento che va proprio nella direzione di posticipare il tempo che noi avevamo individuato in delibera, ossia non il mese di settembre, ma il mese di novembre, mi pare, ora non me lo ricordo, il mese di novembre esattamente, proprio per dare il tempo alle scuole che in questo momento sono presi dai problemi di inizio d'anno di potersi abituare o poter aderire a questo progetto, che in linea prioritaria è un progetto di tipo educativo. Ne approfitto per ringraziare tutti, ma in particolare voglio ringraziare veramente l'istituto e la preside, gli insegnanti e i bambini di Via Baccano, che avrei voluto invitare qui in aula oggi e l'avrei fatto se appunto la delibera si fosse potuta discutere prima delle vacanze di Natale. So la preside è informata di questa iniziativa, quindi veramente li voglio ringraziare pubblicamente. Grazie.